Pescara in campo con Fiorillo tra i pali, Zampano, Zuparic, Salamon e Rossi in difesa, tornano i nazionali Memushai e Bjarnason, c'è Politano a destra, in attacco Melchiorri e Sansovini. Nel Brescia non c'è Caracciolo che va in tribuna, c'è Corvi al centro dell'attacco e farà la differenza. Corvi ha sostenuto sulle laterali da Sestu e Scaglia, ottima la partita in particolare di Sestu, vera e propria spina nel fianco della retroguardia di Marco Baroni, retroguardia che ha giocato male, come del resto male ha fatto la squadra in generale nella fase difensiva. Eppure le cose si erano messe bene, perché dopo circa 3 minuti, su questo cross basso di Politano, irrompe all'interno dell'area piccola Ledian Memushai e il giocatore albanese fissa il risultato sull'1-0. Il Pescara troverà i gol proprio con i due giocatori che sono tornati dalle rispettive nazionali. Questo è l'1-0 di Memushai, l'assist di Politano. Sembra tutto facile, ma già al sesto arriva il pareggio della squadra di Calori, la bestia nera del Pescara, Alessandro Calori. Corvia dà inizio così al suo show personale. Questo è un gol facile facile per il giocatore prodotto delle giovanili della Roma ed ex Siena. 1-1 dunque al sesto minuto. Il Pescara però ritroverà subito il vantaggio, prima c'è quest'altra chance per Corvia che viene fermato da Fiorillo su azione d'angolo, parata distinto dell'estremo difensore del Pescara, e qui siamo al gol del 2-1. Bjarnason sul tiro cross di Sansovini è in posizione regolare perché è tenuto in gioco dal giocatore del Brescia, probabilmente Scaglia, che era uscito su Politano, e quindi Bjarnason dimenticato sul secondo palo fissa il risultato sul 2-1. Ma guardate la difesa del Pescara, che disastro, c'è quest'altra palla gol che viene divorata da Sestu del Brescia, palla di poco fuori, però quando attacca il Pescara fa paura. Qui un destro di Bjarnason si allunga e devia in calcio d'angolo Arcari. Rivediamo il destro del vichingo Birkir Bjarnason. Siamo nella ripresa, lo sguardo di Calori che pensa al colpaccio, e qui c'è la palla gol per Alessandro Budel, che conclude con il sinistro al volo appena dentro l'area di rigore. Fiorillo non potrebbe nulla, ma la palla non prende lo specchio della porta. E poi ancora una chance per il Brescia e la gran parata ancora di Fiorillo, che si allunga sulla sua sinistra. Il gol è maturo e arriva con questa torsione di Daniele Corvia sul calcio d'angolo battuto da Scaglia. C'è la torsione di Corvia che anticipa Salamon. A questo punto c'è un sussulto d'orgoglio del Pescara che si butta in avanti, palla gol per Bartosz Salamon e gran risposta distinto ancora di Arcari in piena mischia. Vedete, c'è questo rimpallo, tiro di Salamon con il sinistro, risposta di Arcari. Ancora il Pescara che ci prova con un colpo di testa sotto porta e poi una mischia, colpo di tacco di Sansovini, e Arcari in qualche modo fa in modo che la palla non oltrepassi la riga di porta. Ecco qui la parata di Arcari sul colpo di tacco di Sansovini, e questo è il contropiede che gela l'Adriatico Cornacchia. Sestu pesca centralmente Corvia che senza pietà infila Fiorillo e segna appunto il gol partita, il gol del definitivo 2-3. Pescara poi che cerca di risollevarsi, c'è l'espulsione di Tonucci, rosso diretto per lui, ci saranno anche delle altre proteste. Baroni metterà in campo anche Pasquato e Caprari, ma nulla da fare.